proposito di politica italiana, un altro caso scottante è quello dei Marò. È un continuo rinvio, sono passati 2 anni, ma il governo italiano cosa intende fare? Qual è la prossima mossa? Li riporteremo a casa? La questione, stiamo facendo il massimo possibile per riportarli in Italia e devono essere riportati in Italia. Il governo italiano, oltre a mantenere un continuo contatto con le autorità indiane, cercando di verificare passo passo quali sono le attività giudiziarie che loro hanno messo in campo per chiudere questa vicenda, credo che è sotto gli occhi di tutti. Non è un'attività italiana, e quando dico italiana mi riferisco a attività legislativa o giudiziaria. Abbiamo anche noi attività tese a verificare i fatti, ed è non il giudice militare. Non abbiamo neanche voluto chiudere questa indagine a un giudice militare, nessuno lo dice, io lo dico perché ho anche la delega alla riforma del codice militare, e quindi noi non stiamo facendo una battaglia di principio, stiamo facendo una battaglia di verità. Però dico anche ai miei figli, però non è che sono Italia per Italia, sono in India. E per evitare che noi poi diamo agli italiani l'idea di poter andare lì con un atteggiamento, diciamo, non, diciamo, compatibile con un rapporto, diciamo, civile con un paese. Perché sento dire a volte cose che non ci fanno onore, che credo neanche i Marò accettano. Molti italiani fanno commenti sui Marò che neanche i Marò accettano. Questo a me dispiace, perché credo che noi alimentiamo una questione che va gestita con l'equilibrio italiano. I Marò non possono rimanere in India perché non ce ne sono le condizioni e le motivazioni. E quindi questo basta, punto, basta cercare di dire questo. Però dobbiamo anche pensare che c'è una procedura indiana che deve completarsi e deve arrivare a questo.